finale che consacrò l'Argentina campione del mondo, la squadra biancoceleste di Menotti torna nel clima del Mundial per una partita non legata al risultato, ma di altissimo prestigio. Si trova di fronte una selezione di atleti del resto del mondo, realizzata da Enzo Bearzot e della quale fanno parte 4 italiani, 2 austriaci, 1 tedesco, 1 polacco, 3 brasiliani, 1 olandese, 1 francese, 1 spagnolo. Nell'Argentina di un anno fa manca il solo Kempes, ma al suo posto gioca il 18enne Maradona, che raffigura un po' l'Argentina di domani. La rappresentativa del resto del mondo è formata da atleti che hanno tutti partecipato al girone finale di un anno fa. Le formazioni. La squadra del resto del mondo, da destra verso sinistra, gioca in maglia azzurra con una vistosa scritta che ricorda l'avvenimento, calzoncini bianchi. È formata da il brasiliano Leon in porta, il numero 2 è il tedesco Kals, il numero 3 l'italiano Cabrini, il numero 4 l'italiano Tardelli, il numero 5 l'austriaco Pezzei, il numero 6 l'olandese Kroll, il numero 7 l'italiano Causio, il numero 8 il francese Platini, il numero 9 l'italiano Rossi, il numero 10 lo spagnolo Asensi, il numero 11 il polacco Boniek. L'Argentina gioca con numero 1 Figliol, numero 2 Galvan, numero 3 Tarantini, numero 4 Holguín, numero 5 Gallego, numero 6 Passarella, numero 7 Hausmann, numero 8 Ardiles, numero 9 Luque, numero 10 Maradona, numero 11 Valencia. La terna arbitrale è formata dal direttore di gara israeliano Klein e da 2 guardalinee argentini. Ecco, vedete impegnato Platini. Ha resistito all'attacco di Ardiles, ma Maradona ha intercettato d'anticipo. Poi Gallego, l'apertura su Tarantini, ancora Gallego nella zona di Causio. Sul passaggio indietro ecco Passarella. E poi Maradona ancora. Holguín. Da Gallego ancora Ardiles. Ardiles e Cabrini che va a chiudere sul tentativo di Hausmann. Da Boniek ad Asensi. Rossi. È l'undicesima volta questa che la Federazione Internazionale mette su una rappresentativa con giocatori di diverse nazioni. Si è giocato 5 volte in Gran Bretagna e una volta in Spagna, in Brasile, nell'Unione Sovietica, in Jugoslavia, in Germania. Nella maggior parte dei casi sono gare di esibizione con molti gol e molta comprensione fra gli avversari. Stavolta no. I telespettatori avranno già visto dai primi contrasti che allo stadio del River Plate si fa sul serio. Hanno contribuito a questo risultato molti elementi. I più importanti sono una discussione con gli organizzatori che volevano rinviare al dopo partita il pagamento del premio d'ingaggio. Sono circa 5 milioni a testa. Poi la mancata concessione di un numero adeguato di biglietti omaggio. E soprattutto l'evidenza, balzata agli occhi dai primi calci, che gli argentini volevano vincere a tutti i costi. E allora anche gli azzurri del resto del mondo hanno fatto sul serio. Ne è venuta fuori una partita decisa, un po' dura, combattuta senza risparmio. Uno spettacolo degno di essere visto. Triangolo tra Luque e Maradona con l'intervento di Pezzei e poi di Cabrini ed ecco inquadrato il portiere brasiliano Leon. Leon era il portiere della rappresentativa brasiliana lo scorso anno, gioca nel Vasco de Gama. Asensi e Cotardelli. Il lancio ancora su Asensi ed ecco Causio in azione, spinto alle spalle da Passarella, calcio di punizione per la rappresentativa del resto del mondo. Figliol ha disposto la barriera. Ecco il calcio di punizione di Causio, colpo di testa di Gallego, Asensi, Hausmann, Boniek, recupero di Calze, poi è Kroll il libero che manda la palla in avanti, rimane in campo per lo scatto di Boniek.
che mette al centro un pericoloso pallone. Colpo di testa di Tarantini, che evita l'anticipo di Rossi. Manda alto sulla traversa rischiando l'autogol, ma l'arbitro Klein ha fischiato un calcio di punizione per intervento irregolare di Rossi. In questo primo tempo c'è soltanto un brasiliano in campo, il portiere Leon. Poi entreranno il terzino Toninho e l'interno Zico nella ripresa. I brasiliani sono arrivati a Buenos Aires solo 3 ore prima della partita e avevano giocato solo 24 ore prima una dura gara di campionato. Berzot li ha impiegati per lo stretto necessario e al momento opportuno. Avete visto l'intercettamento di Kroll, poi il tiro di Maradona da fuori, nettamente sbagliato il bersaglio. L'ambiente ricorda tutto la grande serata di un anno fa. Lo stesso entusiasmo da parte degli 80.000 presenti, le stesse manifestazioni pittoresche di tifo con lancio di manifestini che sembrano imbiancare il terreno di gioco di neve. Perfino la serata umida e fredda e ventosa ricorda quella della finale con l'Olanda. Non riesce il triangolo con Luque, ha rinviato Calz, ma riprende Tarantini, servito a Gagego. Maradona. Perfetto il palleggio e il passaggio a Holguín. Il tiro di Holguín ribattuto da Cabrini, poi a Sensi. Rimette a terra Maradona, Platini, Boniek. Allungo del polacco a Rossi. Un strano effetto della palla. Rossi si impegna, soffia la palla a Passarella. Servito Causio, colpisce troppo debolmente Causio. Ed è la prima parata di Figliol dopo 8 minuti e mezzo di gioco. Tiro di Causio su passaggio di Rossi. Rimette in moto la sua squadra Ardiles. Calz va a chiudere su Tarantini. Gagego alla meglio su Causio. Ancora Gagego. Maradona. Holguín. Fermato da Asensi, Rossi, Asensi, Causio, Asensi, Calz. Tedesco va via bene sulla destra. Non effettua il cross ma il passaggio su Causio. Coraggioso colpo di testa di Galvan. La palla rimane alla rappresentativa del resto del mondo. Tardelli, che ha evitato un intervento irregolare di un avversario. Boniek, suo questo cross. Colpo di testa di Tarantini, ma la palla rimane ancora in area. Passarella la conquista e la mette fuori per Ardiles. Holguín. Hausmann. Ha scambiato con Ardiles, ancora Ardiles, intervento di Cabrini e c'è un calcio di punizione, anzi no, l'intervento di Cabrini, come giustamente andava interpretato, era sulla palla, rimessa in gioco di Holguín, intervento di Pezzei che poi viene affrontato irregolarmente da Gagego e c'è un calcio di punizione in favore del resto del mondo. Su Valencia è intervenuto bene Calz, poi ecco Maradona, Ardiles. Viene in avanti anche Galvan, che è l'uomo che marca Rossi. Il passaggio indietro di Maradona a Gagego, a Passarella, a Tarantini. Gagego tenta di fare la sponda, Luque, ma è intervenuto bene Pezzei che monta una strettissima guardia al veloce centroavanti. Calz, gli ribatte la palla Hausmann,
Ecco Kroll, il libero capitano della squadra del resto del mondo. I due liberi sono i capitani anche dalla parte opposta e Passarella con la striscia di capitano. Questo strano passaggio indietro è stato di Kals al portiere Leon. Colpo di testa di Asensi, Boniek. Virtuosismi di Boniek che si libera di due avversari. Mette al centro un pallone, lo manovra Causio. La difesa respinge. Per la rimessa in gioco di Holguín. Che cambia gioco completamente verso il compagno di linea Tarantini. Ardiles. Galván, Passarella. Maradona. Gallego. Alza per Luque, che viene aggirato da Pezzei, che rinvia corto. Holguín, fermato da Asensi. C'è una certa pressione in questi primi minuti a favore dell'Argentina. Naturalmente i giocatori del resto del mondo cercano intesa. Si trovano di fronte per la prima volta dopo due brevissimi allenamenti. Sono passati a questo punto 13 minuti di gioco. Punteggio è 0-0. Ora c'è un fallo di Cabrini commesso su Hausmann e calcio di punizione, mentre la regia argentina ci mostra con dovizia di particolari il portiere Figliol che cambia le scarpe. L'altro portiere è il brasiliano Leon. Il calcio di punizione lo ha battuto Holguín. Tocco per Maradona. Libera Kals, un po' in affanno dopo che Kroll gli aveva offerto il pallone per il rinvio. Ancora Holguín. Bello il pallone di ritorno di Ardiles. Holguín fermato da Causio. Ha mandato il pallone al centro Maradona, l'ha messo fuori area Platini. Passaggio indietro di Valencia. Poi è stato servito Holguín, che era l'uomo di punta in questa fase della nazionale argentina, ma si trovava anche in fuorigioco. La rimessa in gioco di Cabrini, gli torna la palla a Sensi. Il passaggio di Cabrini è fermato da Maradona. Ardiles. Fuori gioco di Valencia, mentre Cabrini aveva già rinviato. Ecco una panoramica della nostra panchina con Bearzot e Peronace e gli altri selezionati che stanno per entrare. Maradona, Tarantini, calza alla meglio, gli ruba la palla Valencia. E va a terra Valencia su fallo di Tardelli in fase di ripiegamento. Calcio di punizione decretato dal Klein, l'israeliano che dirige la partita, in favore dell'Argentina. Siamo al 16° minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Al calcio di punizione Maradona, mentre vedete Passarella che si porta in avanti, è uno specialista del colpo di testa, lo effettua, ma d'anticipo Cabrini spazza in calcio d'angolo, facendo però cenno, e sembrava evidente che Passarella si era appoggiato sulle spalle di un difensore. Al calcio d'angolo Hausmann. Colpo di testa di Platini e questa volta l'arbitro, influenzato forse dall'azione precedente, ha fischiato il fallo di Passarella. Boniek. Rossi in dubbio fuorigioco. Mentre ecco la panoramica dell'altra panchina,
quella del sergente di ferro Menotti, mentre Tardelli va via sulla destra, gli aggancia palla e piede Maradona, Passarella, Gagegu, un rimbalzo del pallone che ci fa vedere le gibbosità del terreno del River Plate, ben lontano dalla perfezione dell'anno scorso. In tre soffiano il pallone ad Asensi, avanza Holguín, spiove il pallone ed è in vantaggio su Luque l'uscita del portiere León. Aggancia Maradona, servizio per Holguín, ancora spiove un pallone al limite Luque, che però si era aiutato spostando lateralmente lo stopper Pezzei, e quindi c'è un calcio di punizione in favore della rappresentativa del resto del mondo. Fallo su Causio, l'ha commesso Gagegu. Battuta la punizione mentre Causio protesta nei confronti dell'avversario, tocco di Causio, Asensi, Cabrini, tutto gioco di prima. Dopo aver subito per una ventina di minuti l'iniziativa dell'Argentina, noterete che gli azzurri di Bearzotte hanno preso in mano l'iniziativa e poi non l'hanno più mollata. Si cominciano a vedere sprazzi di gioco eccellente, stanno venendo fuori Boniek, Kroll, Causio, Tardelli, Calz e Pezzei. Ecco proprio Boniek, l'ultimo passaggio non gli riesce, intercettato Ardiles. Comunque notate l'impegno totale dei giocatori, non è assolutamente una partita amichevole, ormai il risultato della gara è l'obiettivo principale dei giocatori, non soltanto una esibizione come talvolta in questi casi di queste partite di prestigio si verifica. Gagegu cambia gioco per Tarantini e sono 22 e mezzo i minuti di gioco. Siamo al 26esimo minuto del primo tempo, fasi alterne, prima ha dominato l'Argentina, poi ha ripreso un po' il dominio delle azioni la squadra del resto del mondo. Siamo sullo 0-0, l'Argentina sta adesso per passare in vantaggio. Da Platini la palla è a Causio, sulla destra si libera Calz che riceve, poi effettua un cross abbastanza pericoloso, lo colpisce Holguín e lo mette in calcio d'angolo. L'ha battuto Boniek, Calz, Boniek, Causio, è stato fermato da Ardiles, retrocesso in difesa dopo che aveva scambiato con Boniek e con Calz, ed ora alla bandierina va Causio. È il 27esimo minuto del primo tempo. Dalla bandierina Causio, colpo di testa di Passarella, la rovesciata di Platini, tiro di Platini che colpisce involontariamente Rossi, era un tiro diretto nello specchio della porta, sarebbe stato pericolosissimo, purtroppo sulla traiettoria, ecco abbiamo già visto il replay, sulla traiettoria del pallone del tiro di Platini si è trovato Rossi e la palla è terminata sul fondo. Adesso siamo al 28esimo, nasce l'azione da Passarella, Tarantini, intervento di Causio, riconquistata la palla dagli azzurri di Bearzot, questo è Cabrini, suo il lungo spiovente, Galvan, Boniek su Rossi, fischiato ancora una volta il fuorigioco, dialogo in velocità Boniek e Rossi con fuorigioco che ha fermato il nostro centravanti. Ed ora siamo al 28esimo minuto e 30 secondi, da Passarella a Valencia,
Passarella, Valencia. Lancio è su l'ala destra, scivola Tardelli, Maradona che con un gran tiro tagliato va a cogliere l'angolo opposto del portiere Leon. Gol di Maradona al 29esimo minuto del primo tempo. Ecco, rivediamo il tiro di Maradona che aggira letteralmente il portiere e va a raggiungere l'angolo opposto. Un gran bel gol che porta in vantaggio l'Argentina. E vediamo la gioia del 18enne, la nuova stella del calcio argentino e mondiale. Maradona ha portato in vantaggio la formazione argentina sul resto del mondo con un pallone che gli ha servito Hausmann e sul quale è scivolato Tardelli, il suo controllore. Persa la palla da Valencia, la manovra Platini, Cabrini, rimessa in gioco è della formazione del resto del mondo, malgrado l'intervento di Hausmann. Ancora Cabrini alla rimessa in gioco. Kroll. Rossi che non riesce a tirare, viene travolto dalla guardia che si stringe attorno a lui. Allontana Ardiles, Valencia, Ardiles, l'entusiasmo del pubblico è salito enormemente, sembra di ritrovare l'entusiasmo di un anno fa e anche al termine di questa gara, sebbene il risultato poi non sarà favorevole alla squadra dei padroni di casa, si rinnoveranno le manifestazioni per le strade di Buenos Aires che caratterizzarono tutta la Coppa del Mondo dello scorso anno. Ancora un rinvio di Kroll che salta alla metà campo mentre Tarantini travolge con un intervento irregolare Causio e Tardelli resiste all'irregolarità di Maradona. Ci sono state parecchie azioni irregolari durante la partita, Tardelli le pagherà per tutti con una espulsione, ma comunque non è il solo colpevole e nemmeno il maggior colpevole delle irregolarità che si sono poi verificate prima e durante l'espulsione, prima e dopo l'espulsione di Tardelli. Ecco, vediamo Causio assistito, è stato travolto da un intervento di Tarantini. Per il fallo subito da Causio batte la punizione Kroll. Colpo di testa di Cabrini. Si presenta Rossi davanti a Figliol che lo ostacola bene, gli mette la palla in calcio d'angolo. Va lo stesso Rossi alla bandierina. Ecco il suo cross, colpo di testa di Passarella che mette fuori. Poi l'intervento di Cabrini su Valencia. E calcio di punizione in favore dell'Argentina. Protestano gli argentini per l'intervento di Cabrini, ma avete visto che Rossi è andato a spiegare che non sono essi soli le vittime, mentre poco generosamente il regista argentino ci fa rivedere l'intervento di Cabrini su Valencia. Battuto il calcio di punizione, il gioco riprende con Tarantini, con Passarella. 1-0 per la formazione di casa degli argentini al 34esimo minuto del primo tempo. Holguín. Galván. Maradona. Luque. Galván. Passarella. Si interrompe il gioco perché Boniek
Triangolo con Rossi, Bonia che cerca il pallonetto e manda la palla alta. Bella azione del polacco che ha riconquistato la palla, la scambiata velocissima di prima con Rossi, uno scambio che ricordava quello che fruttò il pallone per Bettega nello storico gol dell'anno scorso, soltanto che Boniek in corsa ha cercato il pallonetto e ha mandato la palla molto alta sulla traversa. L'occasione per Boniek e lo suo scambio con Rossi al 36esimo minuto del primo tempo con l'Argentina in vantaggio per 1-0. Valencia ribatte Pezzei, Causio, Platini, Boniek. Servito Rossi, fuori gioco. C'è un fallo di Ardiles su Platini, non fischiato, lo stesso Ardiles si era fermato aspettando la decisione dell'arbitro. Valencia, Tarantini, Valencia, triangolo con Ardiles e Asensi che ha liberato, Platini, passaggio su Rossi anticipato da Galvan, Ardiles riporta la palla nella metà campo avversaria, Holguín. Va a terra Hausmann nell'azione difensiva di Cabrini e c'è un calcio di punizione in favore dell'Argentina. Tiro di Passarella, dopo la finta di Ardiles, eccolo Passarella che rientra, parata non difficile di León. 5 minuti alla fine del primo tempo con l'Argentina in vantaggio per 1-0. La rimessa in gioco di Calz, passaggio indietro è stato di Tardelli e poi il tiro di Boniek, palla colpita male e in diagonale va nettamente fuori. Troppo forte, passa davanti a Rossi che non può intercettare. Rivediamo questa azione, ecco il passaggio indietro, il tiro di Boniek. Cabrini, il tiro sull'appoggio di Kroll, la palla colpita con l'esterno sinistro va nettamente fuori. Sono gli ultimi secondi del primo tempo, un'azione velocissima dell'Argentina e il solito Kroll che ben piazzato la rinvia, Calz ha evitato il fallo laterale, ancora Kroll, Pezzei, Platini, bellissima questa azione del resto del mondo, Calz, Platini, ancora lo scatto di Platini che resiste a un intervento irregolare, poi la palla aveva colpito Tarantini, ma l'arbitro comanda la rimessa in gioco dal fondo, sulla quale non sono d'accordo Causio e Rossi. Ad ogni modo ecco la fine del primo tempo, un primo tempo che termina in vantaggio dell'Argentina per 1-0 con la rete di Maradona. Nel secondo tempo il resto del mondo torna in campo con le varianti previste da Berzot. Concilia, il portiere austriaco, è tra i pali al posto di León. Tonigno, terzino destro, con Calz spostato a sinistra al posto di Cabrini. E Zico al posto di Platini. L'Argentina non ha effettuato sostituzioni ed ecco iniziato il secondo tempo, l'Argentina adesso alla nostra destra,
Attacca subito con Gazzego. Colpo di testa di Kroll, ha fermato la prima azione degli argentini. Gazzego suggerisce ancora a Lucche. Ed è a terra Lucche dopo un intervento di Pezzei e Kroll. Diamo intanto la formazione del secondo tempo. L'Argentina è la identica del primo tempo, mentre il resto del mondo ha Concilia in porta, il numero 2 Calz, il numero 3 non c'è, era Cabrini, adesso è Tonigno con il numero 13. Pezzei è 5 e Kroll 6. Tardelli 4. Causio è il 7, non c'è più Platini con il numero 8, al suo posto c'è Zico con il numero 14. Rossi 9, Asensi 10 e Boniek 11. Lucche riprende il suo posto, mentre vedete Kroll va a scusarsi su di lui. Causio protesta perché si perde un po' troppo tempo. Questa è una riprova della importanza del risultato, mentre il calcio di punizione viene parato da Concilia, ripeto, il portiere che ha sostituito Leon e che tocca così il primo pallone della partita. E siamo al terzo minuto del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina. Intanto avete visto il terzino Tonigno, il colpo di tacco di Maradona che libera molto bene Valencia, il servizio è su Lucche che cerca spazio. Si stringe attorno a lui la guardia ed esce Concilia. Il lancio di Kroll, fermato da Gazzego, Ardiles, Maradona, Gazzego, Holguín. Bella l'apertura su Ausman, che va via in serpentina ma si porta la palla sul fondo per l'ultima deviazione che è stata di Calz. Dalla bandierina Ausman. Mette fuori aria Tardelli, ha fermato ancora Holguín. L'apertura era per Ausman che si è venuto a trovare in fuorigioco. Si è assottigliata la panchina del resto del mondo. Dopo l'entrata in campo di Zico, Tonigno e Concilia. Eccolo Tonigno alla rimessa laterale. Causio gli ha alzato la palla Galván. La ripresa Causio caparbiamente. Zico, eccolo con una bella apertura su Boniek. Tiro di Boniek e parata con il piede di Figliol. Azione Causio, Zico con scatto e tiro di Boniek che poi ha battuto anche dalla bandierina. Causio fa spiovere il pallone. Colpo di testa è stato di Zico. Rossi mantiene la palla, ma poi l'arbitro ha fischiato. Evidentemente al momento del cross di Causio c'è stata una irregolarità in mischia. Batte la punizione l'Argentina. Holguín ha scambiato con Gazzego. Galván Gazzego riconquista un bel pallone. Zico lo difende e tira. Zico ha dato un'altra velocità, un altro passo, direi un'altra forza di penetrazione all'attacco della squadra del resto del mondo. Tonigno
Ha fermato l'azione avversaria Causio, due passaggi, il secondo verso Zico, Boniek che libera a sua volta Zico che apre su Asensi. Spiove la palla, Rossi. La palla aveva uno strano effetto, ha ingannato sia Rossi che Tarantini che in questo momento lo controllava ed è terminata sul fondo. Noterete che la squadra argentina corre molto, forse corre anche di più della squadra rappresentativa del resto del mondo, ma non ha il gioco essenziale che la caratterizzava l'anno scorso. Ceversa sta venendo fuori, la squadra dei fuoriclasse del resto del mondo, che assume sempre più personalità. Maradona, Luque, Ardiles, Tarantini, Galván, Holguín, Passarella, sul quale ha messo fuori Boniek, la rimessa in gioco di Holguín. Luque, fallo di Pezzei, calcio di punizione in favore dell'Argentina. Avanza a batterlo Holguín. Ha fatto da ponte Passarella nel tentativo di lanciare Luque. È venuto fuori quasi un tiro, ma nettamente fuori. Per la rimessa in gioco di Concilia, che scambia con Calze, ora passato terzino sinistro, al posto di Cabrini, mentre il ruolo di Calze, terzino destro, è stato preso da Tonigno. Kroll è rimasto nel ruolo di libero. È suo questo lunghissimo rinvio. Controllato da Zico. Asensi verso Zico che alza anche lui il pallonetto, ma era comunque in fuorigioco. Zico aveva giocato soltanto 24 ore prima un'altra partita, una dura partita del suo campionato in Brasile. Ed ora è Asensi, lanciato in maniera eccellente, che tira da sente il palo ed è ancora un'azione del resto del mondo. Ecco il tiro di Asensi, fa fuori Filiol, ma è nettamente fuori. L'azione della squadra del resto del mondo che sta mettendo alle corde la squadra di casa. Azioni confuse, Causio il primo a riconquistare il dominio della palla, Tardelli, Boniek, Asensi, quel giocatore del Barcellona, a Zico, scatto ancora di Rossi e ancora una volta in fuorigioco. Biarzot e Peronace, vedete, in seconda posizione, si rammaricano di tutti questi fuorigiochi e delle numerose occasioni che ha la squadra del resto del mondo e che non riesce a concludere. Da Galván a Passarella. Luque, va via molto bene Luque, poi tenta a sua volta il pallonetto. Concilia era un pochino spostato in avanti, ma anche il tiro di Concilia di Luque è molto alto sulla traversa. Ecco che ci consentono anche di rivederlo, il tiro di Luque è nettamente fuori, alto. Ammirata comunque lo scatto e la serpentina di Luque, notevole in un giocatore della sua potenza e del suo peso. Kroll ha dovuto passare mentre era attaccato, non c'erano giocatori del resto del mondo, ma è Rossi che riconquista la palla, Zico che cerca di liberarsi di Galván, poi c'è anche un argentino che scarica la palla su Zico a terra, naturalmente fra argentini e brasiliani c'è aria di derby. Boniek che si fa rivedere ancora una volta con la sua velocità, la sua falcata, il cross di Boniek, colpo di testa di Tardelli che si è spinto in avanti ma è alto sulla traversa.
Tardelli si è dovuto sacrificare in questa partita alla guardia di Maradona. È stato commesso un fallo su Gallego, batte la punizione Passarella, Galvan. Valencia, messo giù da Toninho, ma la palla rimane ad Ardiles, a Maradona, e c'è un fallo di Tardelli su Maradona. Siamo al 13° minuto del secondo tempo, intervento di Tardelli su Maradona, non certo più grave di tanti altri che hanno fatto i giocatori da una parte e dall'altra, ecco, lo rivedete, ma che comunque costa a Tardelli l'ammonizione. Aveva tentato il colpo di tacco Maradona. Poi c'è l'intervento di Tardelli che era in ritardo sulla palla e l'intervento nettamente sull'avversario, va a terra Maradona, calcio di punizione in favore dell'Argentina e cartellino giallo per Tardelli. Non è ancora ripreso il gioco. Scambio fra Holguín e Passarella. Poi da Gallego al portiere Figlioli. E Tardelli. Difende bene un pallone, lo manovra bene in area, il colpo di testa è di Passarella che serve Figliol, ma Causio stava per inserirsi fra i due e sfruttare l'azione. Intervento di Asensi, poi scarica il suo cross sul corpo di Gallego, lo riporta in avanti Holguín, scambio Holguín-Maradona. Il lancio è su Ausman, tiro di Ausman e Pezzei sulla linea della porta evita il raddoppio per l'Argentina. È un'azione degna di essere rivista. Il bello scatto di Ausman, il tiro in corsa e Pezzei, calmissimo, evita al suo connazionale Concilia l'umiliazione del secondo gol. C'è il rilancio di Kroll, ma il gioco è fermo perché in mischia Passarella si era appoggiato sulle spalle di avversari, eccolo in basso al teleschermo che rientra, si era appoggiato sulle spalle di avversari per tentare di raggiungere la palla di testa. Batte la punizione il portiere Concilia, questi è il brasiliano Toninho. Passano i minuti e c'è un po' di preoccupazione nella panchina del resto del mondo. Boniek si è liberato bene anche con una certa forza dell'avversario, poi Ardiles che è chiamato al disimpegno manda la palla in calcio d'angolo. Zico di tacco verso Toninho, cross di Toninho, colpo di testa di Boniek e la palla è alta, ma l'azione è ugualmente pericolosa per la difesa argentina. Rivediamo il cross di Toninho, il colpo di testa di Boniek, la palla è alta di poco. Il gioco è ripreso, Maradona, servizio per Luque, intervento di Toninho, fallo laterale, rimessa in gioco di Tarantini. Il rinvio di Maradona è un contropiede di Valencia. Luque, torna ancora la palla a Valencia.
scivola Luque e Kroll porta con molta calma la palla fuori area, rilancio su Boniek. Boniek verso Rossi e su Rossi interviene questa volta con molta decisione Galvan. È un caso discutibile, molto più discutibile in ogni caso di quello di Causio ai danni di Hausmann. Ecco, rivedete Boniek che appoggia molto bene su Rossi e prima che Rossi possa concludere alle sue spalle arriva Galvan. Il gioco è ripreso, Causio ha ricevuto da Tonigno, poi ecco il servizio di Causio per Zico, traversone di Zico ed è il pareggio con Galvan che nel tentativo di ostacolare Rossi depone la palla nella propria rete. L'azione è partita da Causio. È stata proseguita da Zico, a cui il barone aveva affidato un preciso passaggio in profondità. Il traversone, ecco, vedete il momento in cui Zico riceve il passaggio di Causio, è già fuori della portata del portiere, sta per intervenire Rossi. Nel tentativo di anticiparlo, Galvan mette direttamente nella propria rete. Ora il punteggio è 1-1, ha pareggiato la rappresentativa del resto del mondo con un autogol di Galvan. Eccolo, un primo piano per Galvan, sfortunato protagonista dell'occasione precedente. D'altra parte però era già gol fatto perché il pallone era fuori dalla portata del portiere, stava per impadronirsene Rossi e Galvan, anticipando Rossi, ha segnato praticamente prima di quanto avrebbe fatto il centravanti italiano. Servizio su Boniek. Fallo è di Kals, battuta la punizione da Holguín, Ardiles, Passarella che alza uno strano pallone, poi c'è l'intervento di Tardelli che si appoggia nettamente sulle spalle di Maradona, calcio di punizione in favore però della squadra del resto del mondo perché è stato Maradona a fare da ponte all'intervento di Tardelli. Per la rimessa in gioco Kals non ha che da scegliere fra due palloni. Zico. Kals. Boniek. Il cross riprende Zico. Causio. Che coglie benissimo smarcato Tonigno. Traversone di Tonigno, porta vuota. Zico e la squadra del resto del mondo passa in vantaggio. Sulla spinta corta della difesa, Causio ha visto libero Tonigno spostato in avanti, gli ha offerto un prezioso pallone, il cross di Tonigno, un'azione simile a quella del primo gol. Ecco, vedete Causio che vede Tonigno liberissimo, lo serve, Tonigno traversa al centro e Zico non deve far altro che spingere la palla entro la porta. Dal piede di Causio sono partiti i suggerimenti determinanti nei due gol con cui la selezione del resto del mondo conduce ora in vantaggio sull'Argentina. Il contrattacco ora è di Valencia. La palla va fuori, evita di intervenire Concilia ed è rimessa dal fondo. È la mezz'ora esatta del secondo tempo, ora il punteggio si è ribaltato ed è la rappresentativa del resto del mondo che conduce per 2-1 sull'Argentina. E le disposizioni di Bearzot sono evidentemente ora destinate alla difesa. Un fallo ancora di Tardelli su Maradona.
e purtroppo Tardelli, già ammonito, viene espulso. Ma ripetiamo, Tardelli paga per numerosi falli, non ne ha certo commessi più grave degli altri. Ecco, rivediamo quest'ultimo di fallo. Maradona, che tra l'altro si stava aiutando molto con le gambe, si spinge con le braccia, si spinge la palla in avanti, Tardelli entra in ritardo e Maradona accentua clamorosamente l'intervento dell'avversario. Tardelli era già stato ammonito, va fuori del campo, 10 minuti ancora di gioco per il resto del mondo in 10 uomini contro 11. Espulsione di Tardelli. Passarella rimette al centro un pericoloso pallone, forse un po' troppo in profondità, preda di Concilia, battuta la punizione da Tarantini, Valencia, mentre ecco che sta per entrare in campo Outes. La rimessa in gioco era del resto del mondo. Ed ecco, vedete che dalla panchina dell'Argentina si richiama fuori del campo Luque e al suo posto è entrato Outes. Ardiles, Maradona, Toninho ha fermato, Causio allunga su Rossi, riconquista la palla ancora Tarantini, Passarella numero 9. In una zona vuota del campo dove arriva primo Asensi e serve indietro il proprio portiere. Torna la palla ad Asensi. Dopo l'espulsione di Tardelli è lo spagnolo che sta sobbarcandosi a una maggiore mole di lavoro. Kals, Kroll, perde la palla ma Kals la riconquista alle sue spalle, la spinge ancora in avanti per questo colpo di testa di Passarella sul quale invano lo scatto di Holguín. Holguín non riesce ad evitare il fallo laterale. 37esimo minuto, rimessa in gioco di Zico, Asensi, Boniek, Rossi in fuorigioco. Questa volta non era veramente fuorigioco e anche la panchina del resto del mondo ha chiaramente dimostrato di non aver condiviso la decisione dell'arbitro. Ecco il lancio su Hausmann. Maradona, è retrocesso Boniek su Maradona per evitare il cross tiro, calcio d'angolo dalla bandierina, Maradona, Pezzei, poi Rossi che ha rinviato, Causio con l'esterno del piede verso Toninho, Causio, colpo di testa e di Passarella, schiaccia a terra per Tarantini. Galván, Toninho riconquista la palla, scatto di Rossi, esce però il portiere al limite dell'area, fa sua la palla, Rossi era in vantaggio sul tackle fra Toninho e Passarella. Holguín, Ardiles ancora indietro ad Holguín, Ardiles, Passarella, Tarantini. Con l'esterno del piede ha cercato di fare triangolo Hausmann ed è stato Rossi in posizione difensiva a liberare, poi ecco Zico, è intervenuto Passarella su Causio, veloce azione di contropiede di Ardiles e c'è l'uscita tempestiva di Concilia su Passarella, spinto in avanti che si era liberato. Boniek, fuori gioco di Zico, anticipo molto bello di Causio in zona difensiva, il lancio su Rossi sul quale è in vantaggio al limite dell'area il portiere Figliol. Ardiles, Tarantini,
tunnel di Valencia ai danni di Tonigno, calcio di punizione, mentre ecco Tardelli un po' preoccupato per l'espulsione, ma sta vedendo che i suoi compagni stanno facendo una bella difesa a difendere la vittoria che egli adesso non può più difendere. Abbiamo visto sul cross proveniente da sinistra di Valencia un bel colpo di testa di Outes, che è entrato poco fa al posto di Luque, che si è presentato con questa deviazione. Parata di Concilia. Maradona. Azione difensiva di Pezzei. Colpo di tacco. Poi ecco Causio, che si difende dall'attacco di tre uomini. Calcio di punizione in favore della squadra del resto del mondo. Gran finale di Causio, che sta supplendo con un gran movimento all'assenza di Tardelli. Ormai siamo nel finale e la squadra del resto del mondo difende con una certa tranquillità la sua vittoria. L'Argentina, malgrado la sconfitta, ha mostrato di possedere ancora l'intallaiatura valida per l'82 in Spagna. Menotti, come sapete, è stato riconfermato per 4 anni e comincerà adesso il lavoro di ringiovanimento. La partita contro il resto del mondo rappresenta, d'altra parte, un momento di transizione. È la fine di una pagina, quella dei mondiali, e l'apertura della successiva. Avete visto il calcio di punizione di Passarella e la parata di Concilia sul tiro non irresistibile. Fallo di mano di Zico e calcio di punizione in favore della squadra argentina. Rinvio di Calz, Causio. Che è venuto fuori come un dominatore nel finale. Ancora Calz. Riesce a mandare al centro un pallone. La palla è colpita da Boniek. Parata di Concilia. Forse però era in fuorigioco Boniek. La formazione del resto del mondo, messa su fra mille difficoltà e all'ultimo momento, ha trovato motivi agonistici e tecnici assai elevati. Merito della professionalità dei giocatori, ma anche della saggezza e competenza di Enzo Bearzot, che al River ha ripetuto la prodezza dello scorso anno: battere l'Argentina sul terreno di casa. Vista la grinta e la volontà dei biancocelesti di Menotti, non si tratta di una cosa di poco conto. Ecco il fischio finale dell'arbitro su un'azione difensiva di Rossi, che conclude la partita e la fissa sul risultato di Resto del Mondo 2, Argentina 1.